Pina, non ricordo... Pina! Pina! È morta! Non ricordo il dottore che hai. Indovina. Pina, c'è sempre questo il momento di scherzare. Su, dimmi, che dottore hai? Indovina. Che stai facendo proprio in questo momento? Siete voi che siete pazzi. Il dottor Indovina è il mio medico. Per l'esattezza, Giovanni Indovina. E tu, Gina, che dottore hai? Io è Romano. Romano? Mamma mia, quanta strada che devi fare, poverina, anche tu. Fai in tempo anche a morire. Che stai dicendo, Pina? Ti penso strada, sono già al suo ambulatorio. Ne sei proprio sicura? No, perché te, pochi secondi fa, mi hai detto che è Romano. E io so che i romani tengono l'ambulatorio a Roma. Fa Romano di cognome. Ora che ci penso, non è impazzita in questo momento. È nata così. Poveretti, quei dottori della mutua che hanno sempre a che fare con questi tipi di persone. Pina, io ti ho chiesto che fosse il tuo dottore perché ho saputo che il dottore Indovina lascia indietro tutto. Cosa? Il mio dottore Indovina si è fatto prete? Ma no, che cosa hai capito? Ora mi sente, eh? Non farmi sapere neanche che è diventato prete. Pina, sai che nemmeno io lo sapevo? Per forza che non lo sapevi, tu eri romano. È vero. Posso anche passare che sia diventato prete. Ma che io non l'abbia saputo, questo no, assolutamente. Sentimi bene, Pina, non è diventato un prete, lascia indietro di fare il dottore. Cosa? Dici sul serio? Certo che dico sul serio. Di che ti preoccupi? Morto il papa, se ne fa un altro. Cosa? È morto il papa? Davvero? Cosa è successo? Una peggio dell'altra. Ma si può sapere quello che state dicendo voi due? Guardate che il papa non è morto, sta bene per il momento. Ne sei proprio sicura? No, perché io sono sempre l'ultima a venire a sapere le cose. Penultima, lo sai che io ero romano. Ascoltate bene quello che vi dico. Il dottor Indovina va in pensione. Ora spero che abbiano capito. Non saranno così ritardate. Cosa? Va in pensione? Non sono mica quella pensione Olga lì a Livorno. No, perché se questa è proprio una bella pensione, io ci vado tutti gli anni in primavera. Davvero, anche tu vai alla pensione Olga a Livorno? Pensa che io ci vado tutti gli anni in inverno. Se proprio volete andare alla pensione Olga, quella a Livorno, io vi consiglierei di andarci in estate, così non correte il rischio di trovarle là. Sulla pensione Olga non c'è niente da dire, il tuo dottore si troverà benissimo. Ora vi rendete conto alla vita dura che fanno i nostri dottori con persone come loro? Guardatemi e ascoltate bene quello che vi dico. Il dottor Indovina smette la professione di dottore. Va in pensione! Era ora! Gina, non permetterti di dire certe cose sul mio dottore, sai? Rina, davvero mi stai dicendo che il dottore Indovina non sarà più il mio dottore? Come faccio io ora? Ne arriverà un altro. Lo so, ma non sarà mai come il mio dottore Indovina. Lo sapevate che lui conosceva ogni pezzettino del mio corpo? Chissà che per vedere. Vorrà dire che farai vedere ogni pezzettino del tuo corpo al nuovo dottore. Allora tu sei pazza! Cioè, ora io vado a mostrare tutte le mie grazie a uno che per di più non conosco? Sei impazzita. Che dispiacere che mi hai dato, Rina. Lo sapete che io sono stata la sua prima cliente? Dovete sapere che mi sono fatta trovare tutti i giorni nel suo ambulatorio. Alla stessa ora. Tutti i giorni? Proprio tutti i giorni. Che volete che vi dica? Verso le 4 mi sono sempre a venirmi dei dolorini, ma mai nello stesso punto. L'avete sentita? Si dovrebbe far santo quel dottore Indovina. Avete pensato di avere tutti i giorni in ambulatorio un elemento del genere? Pina, non vorrei proprio essere nei tuoi panni. Non fare tanto la spiritosa, perché anche per il tuo romano passano gli anni. Non mi ci fare pensare, se no mi viene un infarto. Una coltellata. Non è nulla in confronto a questa notizia. Devo trovare una soluzione. Non posso rimanere senza il mio dottore. Indovina. Fammi pensare a una soluzione. Cosa pensi di fare allora? Ma fammi pensare! Aha! Ho trovato! Andrò nella pensione Olga anch'io, come il mio dottore Indovina!